Ciao a tutti, oggi vi presento finalmente la fine di un progetto che ho iniziato 7 mesi fa. Riuscire a far stare all'interno di una mano tutta l'elettronica, tutti i motori e la gestione del movimento in modo proporzionale con il muscolo. Vi avevo già fatto vedere nel video precedente come funziona il controllo muscolare, è un controllo assolutamente proporzionale con la durezza del muscolo, quindi riesco a far fare alla mano dei movimenti molto morbidi e quasi naturali. Vedete, in questa mano pesa solo 170 grammi, quindi pesa pochissimo, però ha anche molta forza, riesce quasi a schiacciare un bicchiere. Adesso lo schiaccio. All'interno ci sono delle batterie che possono durare parecchie ore, i motori, l'elettronica e tutto sarà gestibile su vari movimenti perché le dita sono suddivise in gruppi di movimenti e quindi si potrà programmare ad esempio di usare solo il pollice e l'indice per prendere piccoli oggetti oppure chiudere le altre dita e usare il pollice e l'indice. E tutto questo tramite un pulsantino. Il controllo dei motori è suddiviso su due gruppi di dita, però ogni singolo dito ha una frizione che lo fa adattare all'oggetto che deve prendere. È stato molto difficile far rimanere all'interno della mano questo sistema, però era indispensabile perché così ogni dito può adattarsi ed avere una frizione per prendere tutti oggetti di varie dimensioni. Ovviamente questo progetto sarà condiviso nei minimi dettagli perché voglio che anche altre persone possano svilupparlo e migliorarlo. Ci vediamo alla prossima per ulteriori sviluppi.